Il radar aiuta i marinai a navigare attraverso nebbia, oscurità o burrasche, permettendo loro di non operare alla cieca. Questi speciali supporti sollevano i sistemi radar in modo da ampliare la ricezione dell'antenna. Il supporto inoltre aumenta la stabilità dello strumento, quindi avanti tutta! La costruzione di un supporto radar ha inizio da un progetto al computer. I disegni specificano l'altezza e l'angolo della torre. Tutte le componenti sono realizzate in alluminio estruso spazzolato. Un addetto fissa la base sul piano di lavoro e poggia la torre capovolta sulla piastra. Una morsa tiene la torre in posizione mentre l'addetto effettua una saldatura a resistenza e una a punti per unire i pezzi. Dopo aver fissato i tasselli laterali alla torre, questa è capovolta nuovamente. L'addetto inserisce i tasselli inferiori nelle apposite fessure poste alla base. Si serve di una squadra per accertarsi che l'angolazione sia corretta. Quindi salda la torre alla base. Ora segna sulla torre i punti dove effettuare la saldatura. Una volta completata, esegue una seconda saldatura a punti per migliorare il fissaggio dei tasselli sulla torre. Dopo aver saldato alla base il tassello o braccio, un altro viene fissato sull'estremità superiore della torre. L'addetto utilizza un disco di metallo come guida per posizionare un altro piano sul braccio del tassello. Dopo aver verificato che sia correttamente centrato, lo fissa in posizione e lo salda al braccio. Una volta rimosso il disco, l'addetto salda anche il bordo interno del foro. In questa fase, un trapano computerizzato esegue i fori per i bulloni sulla base del supporto radar. Esistono diverse misure di supporti, quindi i fori sono realizzati a seconda del sistema radar specifico. Una volta eseguiti i fori, il macchinario taglia il perimetro della base per renderlo della misura adatta all'alloggio del sistema radar satellitare della barca su cui andrà installato. A questo, una fresatrice crea i fori per i bulloni. Questa operazione farà in modo che il fissaggio tra piattaforma e sistema radar sia più resistente. Un addetto utilizza una sbavatrice per rimuovere eventuali asperità lasciate dalla fresatrice. Poi, con una levigatrice, smussa tutto il perimetro della piastra di montaggio. La piastra è quindi inserita in una vasca piena di frammenti di ceramica che vibrano insieme a acqua. La frizione rimuove tutte le eventuali imperfezioni rimaste a fila ai bordi. In questa postazione, un addetto realizza le ali per l'estensione di eventuali accessori, quali un'antenna radio, un'antenna GPS o le luci del ponte. Tutte le parti sono cave per far passare i fili elettrici. Un addetto fissa le ali a un corpo centrale, ma prima le estremità di ogni ala sono tappate. I cavi elettrici vengono fatti passare dai fori sui fianchi laterali. L'addetto salda entrambe le ali sui lati del corpo centrale, andando a completare la struttura dell'estensione per gli accessori. Ora è il turno del braccio per le luci di navigazione. Una pressa idraulica piega il braccio alla curvatura desiderata. Uno strumento di misura indica l'angolo raggiunto. Un trapano esegue il foro dove sarà installata la luce. Dopo aver applicato uno strato di vernice a polvere, è tutto pronto per l'assemblaggio finale, che avviene direttamente sulla barca. Unito agli altri strumenti di navigazione essenziali, questo supporto radar assicura chi si trova in mare in caso di cattiva visibilità di non perdere mai la rotta.